Il mio contributo al progetto della scuola che verrà è relativo al PCTO, cioè ai percorsi delle competenze trasversali dell'orientamento e alle competenze che gli studenti possono acquisire attraverso questi percorsi. Innanzitutto ci poniamo delle domande, vista l'emergenza del Covid-19 che ha stravolto il nostro modo di fare scuola e molto spesso ha bloccato le attività di PCTO che già erano state intraprese. Quindi noi ci chiediamo come cambierà il PCTO a settembre, quali percorsi privilegiare, come progettarli, come realizzarli, come valutarli, con quali risorse. E quale formazione per i docenti? Proprio perché a settembre, quando ritorneremo a scuola, probabilmente non sarà più come prima e quindi dobbiamo prevedere il da farsi. Perché a settembre, infatti, tenuto conto delle mutate condizioni e dell'utilizzo della didattica integrata, dovranno essere rimodulati al fine di superare alcune criticità che purtroppo ancora persistono. E dovranno essere basati anche su un nuovo progetto formativo stipulato dalla scuola con gli studenti e i partner, avendo però sempre come focus la centralità di un'istruzione di qualità basata sulle competenze. Quali sono le criticità che dal 2015 ad oggi ancora purtroppo persistono e che dobbiamo necessariamente superare? Molte volte la progettazione dei percorsi è poco coerente con l'indirizzo di studi. Non solo, c'è un mancato coordinamento con la programmazione di classe, come se fossero due cose separate, quindi senza tener conto neanche delle discipline presenti in quell'indirizzo di studio. A causa di questo, molto spesso la progettazione, la realizzazione di questi percorsi sono stati affidati esclusivamente al tutor interno e in questo modo viene vanificato l'aspetto metodologico e viene falsato anche l'aspetto valutativo. Molte volte i PCTO hanno avuto una scarsa rilevanza all'interno del curriculum e sono stati invece considerati come un ostacolo all'apprendimento per il numero di ore che sono state sottratte allo studio delle discipline. Infatti, questo ha comportato una disorganicità e un mancato raccordo con gli apprendimenti disciplinari. Quindi per poter superare queste criticità, innanzitutto è necessario che questo progetto formativo sia triennale, quindi che parte dal terzo anno fino al quinto anno, anziché come molto spesso si è fatto nel passato, ogni anno si è cambiato parte, si sono fatte cose diverse. Ecco, deve essere un progetto che segue l'alunno nell'acquisizione di queste competenze sempre più complesse. Naturalmente, il progetto che viene realizzato deve essere coerente con il TOF, deve essere strettamente legato alle discipline e non come molto spesso avviene, che non ha poca attinenza con le varie discipline. E soprattutto deve essere coprogettato, gestito, realizzato e valutato a livello collegiale, perché deve essere il consiglio di classe che se ne fa carico. La possibilità anche deve essere anche pensata la possibilità di attivare percorsi formativi diversi all'interno del gruppo classe, nell'ottica della personalizzazione dei percorsi. Molto spesso si è fatto un unico percorso formativo per tutti gli studenti, senza tener conto anche delle diverse inclinazioni e attitudini. E questo ha fatto sì che molti ragazzi non partecipassero con entusiasmo nelle varie attività che erano state preventivate. Adesso si possono prevedere anche forme didattiche a distanza integrata con quelle in presenza, in modo da creare un valore aggiunto per un'esperienza cognitiva aumentata. Tutto questo comporta anche
che la riformulazione della figura sia del tutor interno che del tutor aziendale. Le linee guida del decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019, che rivedono le linee guida che sono state emanate nell'ottobre del 2015, focalizzano l'attenzione sull'acquisizione delle competenze trasversali, le quali sono ritenute fondamentali per la realizzazione e lo sviluppo della persona e per l'esercizio della cittadinanza attiva. L'esercizio della cittadinanza attiva permette innanzitutto la crescita del senso di appartenenza alla propria comunità, il rispetto delle diversità sociali, etniche, culturali, fisiche, la partecipazione consapevole alla realizzazione di progetti per il benessere e per gli interessi della collettività. Sono anche questi degli aspetti che poi rivediamo anche nell'Agenda 2030. I PCTO rappresentano un'occasione fondamentale per far acquisire agli studenti le competenze di cittadinanza, che sono tutte ugualmente importanti. L'acquisizione di ciascuna competenza favorisce lo sviluppo di tutte le altre e tutte insieme favoriscono la capacità di imparare, che possiamo considerare come la competenza essenziale per permettere l'apprendimento permanente durante tutto l'arco della vita e quindi che consente anche di esercitare il proprio diritto di persona, naturalmente insieme ad altre competenze come il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello spirito di iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di decidere di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti. Sono tutte competenze e capacità che vengono richieste non solo ai ragazzi che hanno intenzione di proseguire gli studi, ma anche quelli che si vogliono immettere nel mondo del lavoro, perché oltre alle competenze specifiche, sono richieste queste competenze che possiamo anche chiamare soft skills, che permettono di poter essere partecipi e cittadini attivi. Nella realizzazione, nella progettazione dei PCTO rientrano moltissime competenze, alcune delle quali sono diciamo caldeggiate dalla comunità europea, come le competenze per esempio digitali. Infatti, il quadro europeo delle competenze digitali sono state, DIGICOMP, è stato rivisto già, abbiamo già la terza versione e noi sappiamo quanto siano importanti le competenze digitali in tutti i campi. Ma anche gli obiettivi dell'Agenda 2030 rientrano nei PCTO perché i traguardi educativi del 2030 cercano soltanto di eliminare le disparità di genere, ma anche hanno come funzione quello di garantire un'educazione che è volta a uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile nelle tre dimensioni che sono state prese. Alle quali sono state presto un'attenzione la nuova Agenda 2030, cioè la dimensione economica, quella sociale e quella ambientale. E per tutto questo, per far sì che aumenti in maniera considerevole il numero di giovani con competenze specifiche per poter partecipare attivamente e pienamente alla vita sociale, garantendo a loro anche un lavoro dignitoso. Poi abbiamo anche, nei PCTO rientrano anche le competenze chiave per l'apprendimento permanente, che queste del 2018 che sono state, sono, diciamo, aggiornano le competenze del 2006 e diciamo nella raccomandazione 2018 si ha una visione olistica degli elementi che costituiscono
una competenza che è vista come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui l'atteggiamento è definito come una disposizione ad agire e a reagire a persone ed a situazioni. Le competenze, le autocompetenze per l'apprendimento permanente sono tutte importanti e interdipendenti fra di loro e sono indispensabili per assicurare la resilienza e la capacità di adattamento. Anche le lingue, come noi sappiamo, sono fondamentali. E quindi possono rientrare nella organizzazione dei PCTO, tenendo conto anche del quadro comune per la conoscenza della lingua, cioè il QCR, le quali sono stati anche definiti i nuovi descrittori. Così come la competenza all'imprenditorialità è estremamente importante proprio nei PCTO, perché sono il fulcro del PCTO e nella progettazione si può tener conto del quadro europeo delle competenze, della competenza imprenditorialità, cioè l'Entrecomp. Le discipline, come avevo già detto in precedenza, sono indispensabili perché devono essere coerenti questi percorsi con le discipline, ma soprattutto con i nuclei fondanti di ciascuna disciplina. Anche gli apprendimenti informali e non formali che i ragazzi hanno acquisito vengono maggiormente sviluppati con i percorsi dei PCTO, così come le competenze di cittadinanza e Costituzione che permettono anche la cittadinanza attiva, le competenze di cittadinanza attiva. E non ultimo, ma diciamo ugualmente importante, è l'EQF, cioè alla fine del percorso è necessario, così come è previsto anche nel progetto formativo, valutare le competenze che i ragazzi hanno acquisito e attraverso il quadro europeo delle qualificazioni è possibile la comparazione dei titoli di studio e delle qualificazioni fra i sistemi nazionali e quindi definire e poter valutare il tipo di competenze che i ragazzi hanno raggiunto, quindi spendibili anche poi al di fuori diciamo, dei confini nazionali. Come dicevo anche prima, il consiglio di classe ha un ruolo fondamentale perché definisce e sceglie all'interno del repertorio delle competenze inserite nel PTOF e delle linee guida del decreto ministeriale 774-2019 i traguardi formativi relativi all'orientamento e alle competenze trasversali o a quelle anche professionali attese, naturalmente se noi dipende anche dall'indirizzo di studio. A sua volta, ciascun docente, nella elaborazione della sua programmazione, individua le competenze da promuovere attraverso i PCTO che siano coerenti con la propria disciplina e con le scelte del consiglio di classe. Le linee guida dei PCTO forniscono delle indicazioni sulle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, che devono essere però raccordate ai PECUP dei diversi indirizzi di studio e valorizzate attraverso una corretta progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'organizzazione dei PCTO deve puntare sulla managerialità e imprenditorialità e non sulle conoscenze di modalità lavorative, perché queste modalità lavorative diventano obsolete in tempi brevissimi. Noi sappiamo che molte professioni che c'erano una volta adesso non ci sono più, così come quelle che ci sono adesso, con molta probabilità fra 5-10 anni non ci saranno e ci saranno nuove professionalità, nuove figure che noi neanche immaginiamo. Quindi
non è necessario prevedere molte ore di visita in un'azienda, ma ciò che è indispensabile è che gli studenti comprendano la gestione manageriale, cioè come si fa azienda, in modo da poter acquisire quelle competenze imprenditoriali che gli permettono di trasformare le loro idee in azioni e che quindi sappiano leggere anche il proprio territorio, le esigenze del proprio territorio, in modo da poter sviluppare quelle competenze personali che possono essere sfruttate a medio e a lungo periodo. Questa nuova impostazione dei PCTO trova nella didattica a distanza che noi in questo momento stiamo utilizzando e si è rivelata fondamentale, però se noi questa esperienza che stiamo facendo possiamo valorizzarla perché ci permette di poter avere senza troppe difficoltà organizzative, pratiche, anche di risorse economiche, un panorama molto più ampio e articolato di opportunità. Infatti, si possono realizzare da remoto, per esempio, dei moduli sull'educazione all'imprenditorialità che sono coerenti con il SimLabo dell'imprenditorialità, un modulo per l'apprendimento delle competenze digitali e informatiche, un modulo che oltre alla sicurezza sul luogo del lavoro, che noi abbiamo sempre fatto, proprio perché si sta lavorando da remoto, e quindi si utilizzano anche le competenze digitali, si potrebbero prevedere anche un modulo sulla sicurezza informatica e la netiquette. Nel marzo 2018 il MIUR ha pubblicato il sillabo per l'educazione all'imprenditorialità, che contiene le indicazioni su temi propedeutici per l'educazione all'imprenditorialità. Le scuole cosa fanno? Scelgono le tematiche in base all'indirizzo di studio, anche al proprio PEECUP, tra le aree presenti nel sillabo, quindi scelgono le tematiche che sono coerenti con il percorso che intendono intraprendere. E anche naturalmente il PEECUP con l'indicazione del TOF. Il filo rosso del sillabo è costituito dalla definizione europea di educazione all'imprenditorialità. Vediamo qual è questa definizione che l'Europa ha dato all'imprenditorialità. È la capacità di trasformare le idee in azioni, quindi creatività, innovazione, assunzione di rischi, pianificazione e gestione dei progetti, saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire ad attività sociali o commerciali, realizzazione di attività autonome imprenditoriali. Quindi questa è la definizione europea di educazione all'imprenditorialità, che è quella che noi dobbiamo tentare di raggiungere attraverso questi percorsi. Per quanto riguarda le competenze digitali, che sono sempre più richieste e indispensabili come cittadini, sono tutte quelle relative all'uso di tecnologie che manipolano dati in forma numerica, sono quindi competenze operative. Il Parlamento europeo nel 2006 ha dato una definizione di competenze digitali ed è la seguente: la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle ICT, cioè nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. È quello che noi praticamente siamo tenuti a fare ogni giorno. Le competenze informatiche
Invece sono quelle attinenti ai principi e alle tecniche dell'informatica, sono pertanto competenze scientifiche come per esempio la programmazione, e quindi che riguardano i vari sistemi operativi, Windows, Mac, Linux, i programmi comuni come Packet Office, la gestione della posta elettronica, web browser, Chrome, Explorer, Safari, eccetera, o software professionali specifici come SAP, Kong e così via dicendo. Abbiamo anche detto che è necessario che i ragazzi facciano un modulo sulla sicurezza informatica. Per sicurezza informatica noi intendiamo l'insieme di prodotti, servizi, regole organizzativi e comportamenti individuali che proteggono i sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni. E sappiamo quanto sia importante la sicurezza informatica proprio anche per evitare che i nostri dati personali possano essere rubati, eccetera. La netiquette è un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso le diverse risorse che la rete offre. Quindi non deve essere una giungla selvaggia e il web, ma ecco, ci devono essere delle regole che i ragazzi devono sapere quali sono queste regole e rispettarli. Nella progettazione dei PCTO si potrebbero prevedere delle attività da svolgere dal remoto che annullano le distanze e gli spazi e permettono anche oltre ad avere un ampio diciamo, raggio di opportunità permettono anche di utilizzare meno risorse finanziarie. Quali potrebbero essere diciamo, queste attività che si possono prevedere? Per esempio, approfondimenti su figure chiave, non esclusivamente imprenditori, ma anche personalità del mondo dell'arte, della scienza, della cultura. Incontri con imprenditori locali e però prima di questi incontri i ragazzi devono essere adeguatamente preparati perché si saranno documentati sul tipo di azienda, sulla mission e sulla vision. Hanno preparato un'intervista, quindi le domande specifiche per poter approfondire determinate tematiche che ritengono più importanti che hanno intenzione di sviluppare o comunque in base al percorso si intende sviluppare, in modo da promuovere la conoscenza sul fare azienda. Naturalmente questi incontri non possono essere imprenditori locali, ma anche imprenditori di altre regioni o anche di altri paesi per mettere a confronto diciamo, le varie idee che si sono poi tramutate in azioni. Ancora si possono prevedere incontri con esperti del settore, del mondo della ricerca, dell'economia. Nella progettazione dei PCTO si potrebbero prevedere anche delle attività da svolgere in presenza, per esempio, oltre che al discorso di andare a visitare le aziende, di fare quindi delle ore in azienda, anche delle lezioni sull'imprenditorialità tenuta dagli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, nell'ottica del curriculum verticale e dell'orientamento formativo, perché come sappiamo, oltre al discorso dell'imprenditorialità, un'altra finalità del PCTO è proprio quella dell'orientamento. Quindi nella progettazione dell'orientamento, oltre ai vari moduli che abbiamo già individuati, come il modulo delle competenze digitali e informatiche, il modulo dell'educazione all'imprenditorialità, quello sulla sicurezza, possiamo prevedere, abbiamo visto, gli incontri con esperti, visite aziendali, l'impresa in azione, le imprese in azione, in questo caso i ragazzi gestiscono delle vere e proprie imprese per la realizzazione di prodotti o servizi e quindi
quindi compiono tutte quelle attività che sono necessarie per poter tradurre la propria idea in azione. La preparazione di questo percorso è fatto attraverso la collaborazione e la supervisione di esperti aziendali che coinvolgono gli studenti in varie attività, che possono essere lavori di gruppo, project work, simulazioni, giochi di ruolo, video lezioni, eccetera. Tutto questo con l'obiettivo di sviluppare sempre un'idea imprenditoriale attraverso la quale dare origine a un prodotto, che può essere un bene o un servizio, e che possa quindi assolvere alle delle esigenze di potenziali consumatori. Così come si potrebbe pensare anche l'impresa formativa simulata, in questo caso il lavoro viene svolto a scuola, quindi in laboratorio, perché si simula un'azienda e queste aziende poi simulate sono collegate fra di loro attraverso una piattaforma informatica che costituisce la rete telematica delle imprese formative simulate, e c'è una centrale di simulazione che sostiene tutte queste imprese simulate. E quindi tutte le attività che vengono svolte dalle imprese sono fatte, riprodotte in laboratorio, e quindi si riproducono effettivamente gli aspetti di un'azienda reale. E c'è anche un'azienda madrina che ha la funzione di tutoraggio. L'impresa formativa simulata non prevede delle visite nelle aziende, ma nel frattempo non le esclude, quindi è possibile anche effettuare delle aziende. Altra modalità che potrebbe essere utilizzata è il self learning, cioè in questo caso la scuola, cioè i ragazzi, farebbero delle attività di collaborazione con istituzioni oppure associazioni locali, professionali o di volontariato, e quindi imparerebbero a misurarsi con i problemi reali presenti nel proprio contesto di vita. E questo progetto si realizza nel territorio e ha una forte carenza, una forte caratterizzazione educativa, perché abbiamo innanzitutto una ricerca, un'attività di ricerca, perché bisogna individuare l'azione solidale che si vuole realizzare, quindi abbiamo una fase di ideazione, una fase di valutazione e infine la realizzazione. E quindi verrebbero svolte da parte degli studenti delle esperienze di cittadinanza attiva. Poi naturalmente si potrebbero anche svolgere delle attività di project work, quindi dei progetti da portare a termine attraverso il supporto di delle aziende partner, che possono essere istituzioni oppure delle associazioni. Quindi ecco, abbiamo un'ampia gamma di attività che possono essere svolte per la progettazione del PCTO. Altro aspetto importante che riguarda il PCTO è la valutazione. La valutazione che può essere svolta innanzitutto con l'osservazione del comportamento, degli atteggiamenti degli studenti attraverso delle schede di osservazione. Possono anche essere create delle rubriche valutative per poter valutare i livelli di competenza che i ragazzi hanno raggiunto. Quindi prima è necessario definire quali sono le competenze che si desidera che i ragazzi raggiungano, dopodiché vengono create queste rubriche valutative che ci permettono poi di valutare i livelli di competenza. Poi, a seconda se vengono realizzate delle attività, possono essere valutate queste attività o i prodotti che i ragazzi devono alla fine
produrre e possono essere fatti anche dei colloqui di gruppo, quindi essere valutati anche le modalità di interagire all'interno del gruppo, di relazionarsi con gli altri, dei colloqui individuali, eccetera. Quindi possono essere vari gli strumenti che ci permettono di poter valutare le competenze che i ragazzi hanno raggiunto. Quali risorse? Altro importante fattore che influisce sulla realizzazione del PCTO sono le risorse. Con quali risorse? Quindi abbiamo visto che si possono prevedere i moduli sulle competenze digitali, informatiche, sulla sicurezza informatica, sull'educazione all'imprenditorialità, che dovrebbero essere svolti possibilmente da personale interno, che naturalmente non necessariamente deve coincidere con il tutor interno, però queste figure dovrebbero essere remunerate, quindi si potrebbe pensare a una riformulazione della distribuzione delle risorse del fondo d'istituto per poter remunerare quelle figure che si occupano di svolgere questi moduli. Ma nel frattempo, un altro aspetto che bisognerebbe curare è la formazione dei docenti, perché la riorganizzazione del PCTO richiede ai docenti nuove competenze e maggiori responsabilità. Per poter assolvere a questo difficile compito, il dirigente scolastico dovrebbe investire sulla formazione dei docenti, non solo per quanto riguarda la didattica, ma anche per le specifiche competenze digitali, informatiche e imprenditoriali. Adesso ci occuperemo di un altro aspetto del PCTO, che è l'orientamento. Orientamento che ha tre dimensioni, quella curriculare, esperienziale e la dimensione orientativa. In seguito alla strategia di Lisbona, l'orientamento ha avuto una grande rilevanza nelle politiche europee sull'istruzione e la formazione. La risoluzione del Consiglio 2008 recita una migliore integrazione dell'orientamento permanente nelle strategie del lifelong learning, nella quale l'orientamento è definito come un processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età nell'arco della vita di identificare le proprie capacità, le proprie competenze, i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i propri percorsi, e vengono definite quattro linee di azione. Quindi anche l'Europa si è occupata dell'orientamento, perché un buon orientamento formativo permette di diminuire soprattutto la dispersione scolastica e di far raggiungere il successo formativo agli studenti. Il MIUR ha recepito le direttive dell'Europa e ha definito un sistema nazionale dell'orientamento permanente, e nel 2014 ha pubblicato le linee nazionali per l'orientamento permanente. In questo documento l'orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla dispersione e all'insuccesso formativo degli studenti, al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo. L'orientamento cambia connotazione, non è solo informativo, ma soprattutto formativo, anche in un contesto non formale. Questo significa che l'orientamento inizia sin da subito, quindi sin dalla scuola dell'infanzia, scuola primaria, eccetera, bisogna che le nostre attività siano sempre rivolte a avere questa connotazione orientativa, perché è importante che sin da subito l'alunno sia capace poi di fare delle scelte autonome. Infatti, le linee guida nazionali per l'orientamento permanente del 2014 affidano alle scuole le attività di orientamento come orientamento formativo o didattico orientativo e orientante per lo sviluppo delle competenze orientative di base, che si realizza attraverso le discipline
nel senso di imparare con le discipline e quindi cosa e come insegnare e apprendere. Le attività di accompagnamento e di consulenza orientativa a sostegno della progettualità individuale e allo sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità. Quindi il docente in quest'ottica assume il ruolo di facilitatore dell'orientamento, così come è anche un facilitatore per quanto riguarda i contenuti, le competenze che i ragazzi devono acquisire. Anche nel campo dell'orientamento, il compito del docente è quello di facilitatore. Altra, diciamo, aspetto importante che bisognerebbe curare è quello della predisposizione di un curriculum verticale che da 3 ai 19 anni possa seguire senza contraddizione lo studente nel suo percorso formativo e orientarlo via via nelle scelte di studio e professionali. Quindi è necessario che si rafforzi l'accordo tra il primo e il secondo ciclo, tra quest'ultimo e l'università, per evitare il rischio di una frammentazione dei segmenti curriculari, con conseguente inevitabile insuccesso scolastico, di sovrapposizioni e in definitiva della perdita di senso dell'intero percorso formativo. Quindi dovremmo, noi col curriculum verticale accompagneremmo il ragazzo man mano, sin dalla più tenerissima età fino al quando completerà gli studi anche con quelli universitari, in modo che non ci siano questi gap che attualmente ci sono, che sono spesso causa di forte disorientamento dei ragazzi e di dispersione scolastica.